Avanti. Come è il solito, eh? Uè, Don Franco, vieni a comodo. Come stai? Ciao, tutto a posto. Che è il solito problema della prostata? No, quello abbiamo risolto ormai, non... Allora, aspetta, mi scrivi la scheda. Al sì. Franco... Altera... Dimmi tutto. E niente, io sai che mi sono sposato da poco... una ragazza giovane, diciamo. Me l'hanno detto, che età? Più giovane di me. Ho capito, che età? 22 anni. Ah, parecchio la differenza. Insomma, non, ma non è quello il problema. No. Il problema è che la sera, dopo che abbiamo cenato i liquori, la cospa, andiamo a letto, sul momento di... quando siamo lì che dobbiamo fare... di consumare, O sarà l'età o la stanchezza, non lo so. Il fatto è che mi addormento subito. Tu fatta a me, una bella ragazza. Okay. So, c'è un sistema, una soluzione, qualche cosa che si potrebbe vedere di... Sì, possiamo fare... Dunque, dobbiamo stare qua... Ah, eccole qua. Allora, io ti do queste pillole. Sì? E con queste risolviamo tutto il problema. Non mi sono spiegato. Queste le devi dare a tua moglie, così si addormenta subito come a te. Il problema è far addormentare lei, non è far tenere sveglio a me. No, anche il problema è irrisolvibile, Franco. No, non credo, non credo. Se vado un altro medico, con tutte le pillole trovate moderne della medicina, forse le tempo più antica. Sei venuto a me, ti do da me. Ma risolvi il mio problema, non per... Ma fatta una notte di sonno, senti a me. Io sono venuto qua, fa 3 ore di camera, devo spendere 100 euro, senti la ricevuta fiscale che non la faccio mai da casa ricevuta, e se dividi che cosa? Che cosa abbiamo risolto? Ma che cosa vuoi far dormire tua moglie? Secondo te che cosa abbiamo risolto? Cioè, il prete è come un sacerdote, uno viene qua, vuole una cosa, un aiuto, che viene a fare questo, per il tuo moglie qua.